Buongiorno, oggi parleremo del corallo, eccolo qui. Vedete? Poi ve lo faccio vedere meglio, però è lui. Il corallo viene utilizzato in cristalloterapia, ma non è una pietra, è di origine animale. Mi scuso perché di fronte stanno facendo dei buchi a terra. Proprio oggi, ma non importa, parentesi. Quindi, essendo di origine animale, il corallo si riproduce sessualmente e quindi rilascia sperma e uova, ma anche asessualmente, facendo talee come se fosse una pianta. Detto questo, il corallo mediterraneo è un animale, non un vegetale. Come il corallo nero, ad esempio, quello che si trova in giro, un corallo nero, è un vegetale e non è nemmeno una madrepora. Non mi soffermo sulle differenze, ovvero è una madrepora, ma in realtà non è quella madrepora che noi conosciamo, quelle tonde, cicciotte, va bene. Viene creato da un tipo di antozoi, che sono gli stessi che creano gli anemoni di mare. Però diciamo questi sono quelli del corallo e costituiscono delle comunità di piccoli polipi, quindi vedete questi ma minuscolissimi, piccoli polipi i quali costruiscono alla base del proprio corpo molle uno scheletro di carbonato di calcio, bello duretto, con funzione protettiva e di sostegno. E tra vari minerali nel corallo ci sono anche sostanze organiche proteiche, quindi c'è molta roba. È per questo che viene usato in cristalloterapia. Ma ripeto, non è un cristallo, è un componente di origine animale. Durante la fecondazione si forma una cellula uovo che dà origine alla larva. Planula, che vaga per qualche tempo nelle correnti marine prima di cadere sul fondo. La larva poi si trasforma in questo polipino che, attaccato a una roccia oppure a certe, a certi fondali, diventa poi una colonia. Secondo alcuni, la radice della parola corallo deriva dal greco corallion, che indica lo scheletro duro e calcareo del corallo animale. Il corallo è lo scheletro colorato di animali, celenterati, marini, che vivono ancorati, come ho detto prima, sul fondo. Sul fondo, nel senso di sul fondale marino. Queste meravigliose opere d'arte possono raggiungere circa 25 centimetri di altezza e crescono ad una profondità variabile tra i 50 e i 200 metri. Il corallo cresce esclusivamente in acque limpide e pulite e assume forme e colori affascinanti in gamme, che vanno dal bianco al rosa pallido fino al classico e più noto rosso scuro. Esiste anche il corallo nero, come ho detto prima, però quello non è un corallo formato da animali, ma è una pianta, quindi non fa parte degli antozoi in questo senso. Ovviamente, come già detto, non è una pietra, è un materiale creato dalla natura. In perfetto equilibrio tra regno animale, vegetale e minerale, in grado di formare atolli e scogliere. E si tratta quindi di un materiale amorfo. Non essendo un cristallo, non possiede ovviamente una struttura cristallina. Ora veniamo a alcuni miti e leggende, in realtà ce n'è uno vero e proprio di mito e poi delle altre curiosità, direi, più che leggende. La leggenda più famosa è tramandata da Ovidio, che narra che quando Perseo decapitò Medusa
si trovavano vicino al mare e poiché Medusa apparteneva alle Gorgoni, che avevano la capacità di pietrificare tutto ciò su cui posavano lo sguardo, questa guardò il suo stesso sangue che sgorgò sulle alghe e le pietrificò, facendo in modo che assumessero il colore del suo sangue. Il corallo di cui si parla qui è proprio il Corallium rubrum, cioè quello rosso sangue. La proprietà più famosa del corallo rosso è senza dubbio quella protettiva, e anche qua incominciano le storie. Basta che si pensi ad esempio ai famosi cornetti di corallo, no? Che portano fortuna. Venivano utilizzati per proteggersi dalle fatture delle streghe, dal malocchio o semplicemente dalla cattiva sorte. Avere un corno di corallo rosso in casa era in un certo senso un modo di proteggere la propria casa dagli spiriti, ma anche dalle persone negative e dal malocchio, ovviamente. Nell'antica Roma le matrone attiravano gli uomini indossando orecchini di corallo. Nel XVI secolo le polveri di corallo venivano usate come incenso di Venere per attirare l'amore. Romani e arabi erano soliti regalarlo in segno di destino felice, vedete? Quindi comunque c'era sempre questo senso di dover proteggere, dare felicità, eccetera. Oggi il corallo costa caro e per questo motivo è facile cadere in truffe e imitazioni. In effetti, tutto quello che voi trovate in giro che viene denominato con corallo bambù non è corallo, è bambù. E ripeto, bisogna stare molto attenti anche perché questo bambù viene poi colorato e si nota. Se voi prendete, io non ne ho di corallo bambù perché non mi piace, però se voi in genere vengono fatti come delle piccole botticelle, no? Come perle di bambù. E se voi vedete dove c'è il foro della botticella, vedete che è chiaro. Quindi non è corallo, ma è bambù. E ha anche un altro peso, perché il corallo vero è una coccola. Pesa, perché comunque ha del calcio, però è una meraviglia. Quindi, cosa si fa con questo corallo? Vi si dice di appenderlo vicino alla porta di casa, perché aiuta a tener lontani non solo gli spiriti maligni, ma anche tutte quelle persone che hanno influenza nefasta sulla nostra vita. Si può indossare come ciondolo per migliorare la circolazione sanguigna e rafforzare le articolazioni. E si può anche utilizzarlo in una seduta di cristalloterapia con lo scopo di purificare l'aura. Non solo, io lo utilizzo anche per dare energia. Quando una persona è stata a lungo in ospedale oppure a lungo ha avuto delle problematiche, soprattutto di malattie a lunga degenza, con lunghe problematiche, si può benissimo usare il corallo oppure il granato, che sono veramente due pietre ricchissime, e danno tantissima energia, no? Stavo pensando nella mente di cose erano ricche. Allora direi che il corallo è ricco anche di ferro, ma soprattutto di calcio, mentre il granato è ricco di ferro. Quindi se fate una abbinata granato rosso e corallo, potete benissimo tirarvi su mettendolo nel primo chakra, quindi facendovi degli autotrattamenti da primo chakra oppure utilizzandolo come braccialettino, come cavigliera, insomma, lì basta avere fantasia e lo si può usare. Non utilizzatelo in questa zona se avete la pressione già alta. Ma invece utilizzatelo se volete tirarvi su, ok? Il corallo è il
gli effetti sulla psiche, perché ovviamente anche il corallo ha questo tipo di effetto. Essendo rosso, il corallo stimola l'energia e la vitalità, come tutti i rossi. Elimina gli squilibri energetici dovuti a stati d'animo negativi, apre il cuore con la forza dell'amore, allontana la paura della morte, è un antidepressivo e aiuta chi tende a scoraggiarsi facilmente. A livello poi fisico stimola l'attività cardiaca, infonde calore, stimola la circolazione, soprattutto buono per chi soffre di anemia, come il granato, irrobustisce i vasi sanguigni, rigenera il sangue, rafforza la colonna vertebrale, perché è vero, lui va a lavorare sia sul sangue, sia proprio sull'ossatura anche. Favorisce la solidità delle ossa, in effetti, scioglie i blocchi articolari, irrobustisce la muscolatura, attenua l'artrosi, regolarizza il ciclo mestruale, attiva la tiroide e il metabolismo, contrasta i dolori cervicali, agisce su disfunzioni e obesità, allevia i problemi agli occhi, come la perla. Interviene sullo stato di salute della cistifellea. Il colore bianco è un colore calmante, quindi il corallo di colore bianco è un calmante, scusate, è un calmante del cuore in particolare, è un ottimo antidepressivo, mentre quello rosa è particolarmente utile in caso di debolezza epatica. Vi faccio vedere un esempio di corallo rosa. È questo, vediamo se si vede bene che è rosa. No, 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 no. Eccolo qua, si vede, ok. Vediamo se faccio così, forse si vede meglio, esatto. E, sì, questo è corallo rosa, è un corallo rosa che viene chiamato pelle d'angelo, ok? Quindi questo è, ricordatevelo, per la debolezza epatica. Come si fa a sapere se quello che io ho è un corallo? Basta portarlo alla guancia. Se si sente calore, significa che è plastica oppure pasta di corallo. Ecco, anche un'altra cosa che fanno le paste di corallo come fanno le paste di turchese, quindi bisogna stare molto attenti. E il corallo rosso invece, quello naturale è freddo, questo è una bomba gelata. È strano, no? Perché uno si immagina comunque che una cosa rossa sia calda, invece no, è ghiacciato, è proprio ghiacciato. Ovviamente utilizzate questo per sapere e capire se si tratta veramente di un corallo o meno. E quindi bisogna stare attenti, siccome è caro, bisogna stare attenti alle truffe. Io volevo farvi sentire il rumore del corallo, perché il corallo ha un rumore che è splendido, proprio quando è così in trancetti. Ve lo faccio sentire, spero si senta perché è veramente molto, 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 molto bello. Aiuto! No, ecco. Fa questo rumorino così molto particolare. Chi è che ha il miglior corallo del mondo? Ma dai, noi, assieme al Giappone. Però il nostro corallo è molto, molto bello. Il più bello viene da Torre del Greco, che ha anche dei sapienti artigiani che poi lo lavorano ed è bellissimo. Un altro appunto paese che ha dell'ottimo corallo è il Giappone. Tant'è vero che c'è stato un periodo in cui i giapponesi hanno comperato tantissime società italiane che lavoravano il corallo, che importavano corallo perché a loro interessava moltissimo e ripeto, il migliore è quello di Torre del Greco. Poi abbiamo dei buoni coralli anche in Sicilia e dei buoni coralli anche in Sardegna. Però
Però insomma, l'Italia ha la fortuna di vivere, di essere, di trovarsi in un posto bellissimo e quindi abbiamo la fortuna di avere anche queste cose preziose e splendide. Io vi auguro che qualcuno vi regali un corallo, se non altro un cornetto di corallo, così vi porta fortuna. E niente, divertitevi, sentitene il rumorino ancora perché è troppo bello. È proprio argentino questo rumorino qua. E vi saluto. Arrivederci.